Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponsacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù, di buon sacco vi vogliamo presentare. Stadio comunale di Borgammozzano va in scena la settima giornata di ritorno tra Ghivizzano e Ponsacco. Arbitra la signora Maria Sole Ferreri Caputo di Livorno, assistenti Gallorini e Sambari di Prato. Ghivizzano che cerca di continuare la striscia positiva di risultati dopo l'arrivo di mister Cerasa. Il Ponsacco cerca ancora punti per chiudere definitivamente quanto prima questo campionato, per dedicarsi interamente alla Coppa Italia che partirà mercoledì con il Meldola. Le prime conclusioni sono del Ghivizzano, con Angeloni prima e Cecchetti poi, entrambe fuori al lato. Ci riprova a rispondere il Ponsacco con Pieroni, che manca la sfera e Doveri, il suo tiro al volo è deviato da un difensore in calcio d'angolo. Lancio dalle retrovie di Mucci per Grillo, che prende il tempo a Lazzarini. Al momento di calciare ci pensa Capitan Fiale a deviare in calcio d'angolo. Ancora il Ponsacco qua con Brega, che cerca di incunearsi in area. Granito ancora più lesto del numero 9 ponsacchino, una carambola sulla linea di porta che Carusio non riesce a calciare e la palla finisce in rete. Il Ponsacco in vantaggio al 38esimo minuto del primo tempo. Jonathan Granito, sono 20 le reti per il bomber ponsacchino, già in doppia cifra a inizio girone di ritorno. Il primo tempo si conclude con il Ponsacco in vantaggio per 1-0 a Ghivizzano, su un campo, come vedete anche dalle immagini, molto pesante. 1-2, Pieroni Doveri è messo giù al limite dell'area, la punizione Cristian Brega deviata dalla difesa del Ghivizzano, ci prova Balleri dalla lunga distanza ma il tiro è completamente sbagliato. Primi cambi per mister Lazzini, esce Pieroni e Brega, dentro Balestri e Tamberi. Passano pochi minuti, Doveri si appoggia per Granito sulla sinistra, bellissima la palla di ritorno di Granito per Doveri, che al volo di sinistro la mette nell'angolino dove Trezza non può nulla. Il raddoppio del Ponsacco al 18esimo minuto del secondo tempo con Gianluca Doveri. Bellissima la combinazione con Granito e bellissima anche la conclusione del numero 10 rosso-blu. Tutti a festeggiare il raddoppio, partita praticamente chiusa al 20esimo del secondo tempo. Ultimi 15 minuti anche per Luca Garbini, che rientra dopo 7 mesi di inattività. Si infortunò nella prima amichevole contro l'Empoli dopo 15 minuti, per lui operazione al crociato. Tamberi si ritrova la palla per chiudere definitivamente l'incontro, rigore in movimento, di poco sfiora il palo. Lancio dalle retrovie, Garbini non si intende con Cappellini, ne approfitta Angeloni che riapre la partita al minuto 38, un'indecisione difensiva e il Ghivizzano riapre la gara. Gara che però non avrà altre emozioni e la signora Maria Sole Ferreri di Caputi di Livorno manda tutti sotto la doccia. Ghivizzano 1, Ponsacco 2.